Eder. Mech. Palliser. Dal 15 dicembre scorso, data in cui mi sono recato in questura per comunicare la scomparsa di Liliana Resinovic. Ho continuato a nutrire la speranza che quest'ultima si fosse allontanata volontariamente da casa. Tale circostanza è stata interpretata da me quale conseguenza del fatto che la donna potesse aver comunicato al marito la relazione sentimentale intrapresa con me. Tale speranza si riconduce ad una particolare ricorrenza che ci legava e ad un avvenimento che ci accomunava, sebbene non dico cosa, il cui anniversario quarantennale avremmo festeggiato il 19 dicembre scorso. Il silenzio di Liliana nei miei confronti allo scadere di tale data, unito alla notizia appresa del ritrovamento in casa del Visintin della borsetta della Resinovic, mi aveva fatto perdere ogni speranza di poterla rivedere viva. Lei era solita farmi delle visite, dall'agosto scorso in via esclusiva nella giornata del martedì, presso la mia abitazione. Saranno state una decina e finalizzate unicamente ad aiutarmi nello stirare le mie camicie. Fulvio Covalero è un mio amico, in passato avevamo condiviso la passione per la corsa sportiva. Con Fulvio Covalero, che è anche amico di Liliana Resinovic, ho fatto di recente un lungo giro finalizzato alla ricerca del corpo di quest'ultima nella zona compresa tra Monte Spaccato, via di Basovizza e via Damiano Chiesa. Tale ricerca partiva dal presupposto, condiviso da entrambi, che all'amica comune potesse essere successo qualcosa di grave. Liliana Resinovic mi aveva detto che con il marito non era felice e che non sapeva come uscire da quel rapporto. Quando ho detto che si sarebbe suicidata è stata una battuta riferitami da Liliana. Quella volta mi disse che l'avrebbe fatta finita assumendo i farmaci che teneva in casa il marito. Ma mi aveva detto che sarebbe stato più semplice sparire, facendomi capire che si riferiva ad un suo allontanamento volontario da casa. A tal proposito mi aveva raccontato di una sua amica rumena che aveva lasciato il marito senza dire nulla a quest'ultimo prima di abbandonare l'abitazione comune. A proposito, pochi minuti fa ho ricevuto un messaggio da Silvia Radin che mi ha scritto che Sebastiano ha detto che Liliana doveva venire da me venerdì. Quindi sapeva, ne aveva parlato del weekend. Sono Marina, amica di famiglia dei coniugi Visintin Resinovic. Preciso di aver visto questi ultimi lo scorso 11 dicembre a San Lorenzo Isontino in occasione di un evento correlato alla presentazione di un libro sul baseball scritto da mio marito, Franco. Non ricordo nulla che fosse degno di nota o al di fuori della realtà. Liliana mi era apparsa tranquilla e serena. Dopo il 14 dicembre ho avuto modo di sentire telefonicamente i Visintin, ricordo di averci parlato l'ultima volta un paio di giorni fa. In tale occasione lui mi riferiva delle difficoltà dello stesso Visintin nell'affrontare il vivere quotidiano. Mi sono attivata sui social network ed in particolare su Facebook al fine di divulgare la notizia della scomparsa della mia amica. Una donna aveva risposto al post segnalando di aver visto la Resinovic su un autobus di linea Trieste, ma quella segnalazione era stata ritenuta poco attendibile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.